Bentornati sul canale Non Aprite Questo Vlog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare la recensione di Midsommar. Che cos'è? Ha delle proprietà particolari. Ti prepara per il rito. Fidati. Voglio andarmene. Assolutamente no. Che succede? Midsommar è il nuovo film di Ari Aster, regista di Hereditary, che uscirà nelle sale il 25 luglio 2019 e che ho visto in anteprima qualche giorno fa. Siamo di fronte a un film sicuramente molto particolare e difficile. Midsommar è un film che racconta la storia del decadimento amoroso di una coppia in un'ambientazione direi folcloristica horror. Infatti Dani e Christian sono una coppia in crisi che decide di partire insieme a un gruppo di amici per la Svezia, per andare, diciamo, ospiti in questa comunità che vive di tradizioni e che festeggerà il Midsommar, la festa del solstizio d'estate. E proprio quest'anno sarà un Midsommar molto particolare, perché la festa ogni 90 anni verrà svolta in un modo molto molto diverso. Uno di questi amici del gruppo è cresciuto in questa comunità e decide quindi di ospitarli in questo villaggio Arga. I ragazzi scopriranno le abitudini, i rituali, le tradizioni di questo popolo. Al contrario di quanto ci si possa aspettare, in realtà il film comincia con degli eventi abbastanza forti che porteranno anche la protagonista del film, Dani, interpretata da Florence Pugh, bravissima attrice e bravissima in questo film, porteranno Dani a uno stato di angoscia e disagio molto forte. La ragazza deciderà di partire per, diciamo, superare il momento difficile di crisi. La storia di base racconta appunto la fine di una relazione ambientata in una sorta di fiaba tetra e cupa, dove i lupi in realtà vestono candide tuniche bianche. Tutto il film è candido ed è bianco, e l'orrore che vedremo più avanti sarà sempre rappresentato nella luce, in mezzo a dei colori belli e che trasmettono positività. In questo viaggio verso questa nuova realtà sarà emblematica una scena che parrebbe citare o celebrare Stanley Kubrick in Shining. Questa scena mostra l'inquadratura della strada che i ragazzi stanno percorrendo in auto e vediamo la telecamera fare una rotazione di 360 gradi, come a voler rappresentare una curva temporale che trasporta i nostri protagonisti in un'epoca antica, arcaica, diciamo. Quello che troveremo ad Arga sarà un cosmo di mitologia, di tradizioni, di riti violentissimi che sono difficili da capire per l'uomo moderno, un tipo di brutalità che non siamo più disposti ad accettare. La regia è a dir poco perfetta e meravigliosamente elegante. Il film è cosparso di una serie di easter egg, chiamiamoli, elementi simbolici, esattamente come in Hereditary, che raccontano prima quello che accadrà dopo. Ovviamente non sarà semplice capirlo, quindi non saranno degli spoiler, saranno elementi molto interessanti da trovare durante la visione, che effettivamente anticipano il finale del film e alcune parti cruciali che troveremo più avanti. Questa metodologia, chiamiamola asteriana, questo tipo di elementi tipici di Ari Aster lasciano trasparire la convinzione del regista che esista un destino prescritto, e questo elemento era già presente in Hereditary, un destino prescritto a cui nessuno di noi può sfuggire. È un film che in qualche maniera a un certo punto è riuscito a catapultarmi nelle atmosfere inquietanti, tribali, misteriose di un film come Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato. Da qua in poi vi consiglio, se non avete visto il film, di chiudere, perché andrò un po' più a ruota libera e voglio che lo guardino solo le persone che hanno già visto il film. Quindi da qua inizia lo spoiler. Questo film non è un film horror classico. Uno dei temi di questo film, per chi non l'avesse capito, è rappresentato perfettamente dal personaggio di Dani, ragazza che dopo la morte dei genitori è sconvolta, non riesce ad entrare in empatia col fidanzato che
la vorrebbe addirittura mollare. Non è trasportato dal dolore della fidanzata che ha perso i genitori e la sorella, e quindi Dani non si sente a suo agio in questa società. Ce ne accorgiamo anche in una scena di una festa in cui lei è persa, è con la testa tra le nuvole. Il suo disagio umano, la sua inadattabilità al nostro tempo, alla nostra società, faranno sì che Dani, arrivando ad Arga, accolga favorevolmente l'indottrinamento che le verrà proposto e in cui sarà accompagnata dalla comunità. Una comunità matriarcale dove le donne sono più importanti degli uomini, e qui c'è un altro concetto bello del film, perché Dani arriva da una società dove le donne non contano un cazzo e arriva in una micro società dove le donne sono importantissime e contano più degli uomini. In questa comunità Dani troverà una famiglia e troverà l'empatia che mancava nel suo mondo, l'empatia che non aveva con il suo fidanzato, con i suoi amici, l'empatia che non aveva praticamente con nessuno. Non aveva empatia neanche con sua sorella, che era disturbata, con cui non riusciva a entrare in connessione. L'opera si trasforma, forse inconsapevolmente o consapevolmente, in una sorta di conquista di consapevolezza femminile da parte ovviamente della protagonista. Ad Arga Dani troverà l'empatia, perché è una comunità che vive il dolore del singolo e la gioia del singolo in collettività, ed è per questo che vediamo in molte scene i membri della comunità empatizzare con Dani e con gli altri membri, quindi emettere dei suoni, dei lamenti insieme alla persona che sta soffrendo. Vedi quando il vecchio si butta dalla rupe e non riesce a morire subito, l'intero gruppo inizia a piangere, diciamo a metabolizzare internamente il dolore del loro fratello, del loro familiare, perché loro sono una famiglia, non esistono padri, madri, tutti si occupano di tutti. In questa comunità finalmente Dani si sente accettata, sente l'empatia e fa il gesto della scatola dei ricordi, cioè si prendono, si brucia la scatola dei ricordi oppure la si butta via. Il taglio netto con il passato, la scatola dei ricordi in questo caso è il tempio in cui viene bruciato vivo il fidanzato. Poi ditemi voi se non ci sono una marea di significati in questo film. Il simbolismo è uno degli aspetti più belli che mi piacciono di più di Ari Aster, perché fanno capire quanto il film sia stato pensato e ragionato in ogni singolo dettaglio dall'inizio alla fine. Ci saranno delle scene splatter, non tantissime e non crudissime, anche se ben fatte, e se si riesce ad entrare in empatia con il personaggio di Dani, ed è questo il consiglio che do quando si guarda questo film, si riesce a sentire queste scene splatter, queste scene gore, queste scene di violenza, le si riesce a sentire in maniera molto più cruda. Ari Aster ha studiato tutto nei minimi dettagli, creando un mondo, ispirandosi alla cultura svedese, per creare un'antica comunità che sì, si ispira a quello, ma è completamente inventata. A un certo punto troveremo uno dei malcapitati giovani che è stato ucciso, e Christian entrerà in un capanno e troverà questo suo amico completamente scuoiato, aperto in mille modi, con i polmoni ancora che respirano. I polmoni respirano perché lui è ancora vivo. I vichinghi avevano trovato dei modi per, diciamo, squartare la gente in questa maniera e tenerla ancora viva, e Ari Aster per fare questa scena è andato a documentarsi su questo argomento qua. Troveremo anche scene di questo genere che a me hanno ricordato tantissimo Non aprite quella porta, tutta una serie di film sul cannibalismo e soprattutto Non aprite quella porta. Davvero davvero interessante come in questo film il cattivo in realtà non siano gli abitanti di Arga. Il vero male è rappresentato dalla brutalità delle loro tradizioni. Tradizioni che in realtà, se ci pensate, non sono poi così differenti da quello che accadeva tantissimo tempo fa anche qua, in tutto il mondo. Insomma, ci siamo evoluti da poco. Ci siamo evoluti. Le brutalità e le violenze esistono ancora, semplicemente siamo abituati ad accettarle. Ci sarebbero tantissime cose da dire su Midsommar. Io vi posso dire che questo è un film che può anche non piacere. Sono 2 ore e 20 di film che, se lo segui, lo capisci, te le guardi tranquillamente. A me non è pesato particolarmente. I rituali sono piuttosto lunghi,
ma vengono rappresentati nella loro più totale completezza, e quindi tutto ciò serve per capire il film. Non necessariamente vi deve piacere, ma necessariamente lo dovete capire. Ari Aster con Ereditari e con Midsommar soprattutto riscrive il genere horror, esplorando i meandri più oscuri dell'animo umano e della civiltà umana. Midsommar è un film stilisticamente meraviglioso, con un grande significato dietro, e che si colloca indiscutibilmente nella Hall of Fame dei film horror. Spero di essere stato esaustivo, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere notifiche e lasciate un commento. Ci vediamo al prossimo film e speriamo che sia meraviglioso come Midsommar.